Claudia Gerini. Bello averti qua. Ciao. Sempre ciao più bella sta ragazza, Passano mai gli anni per te, sei sempre uguale, tesoro. Potrei dire la stessa cosa di lei, amore signora. Signora. Senti, signora. Non ci vediamo da tanto, ma... Da tantissimo. Ci vediamo qui in uno studio televisivo, sono molto felice di essere qua. No, di solito ci vediamo da Roberto, il nostro parrucchiere. Sì, è vero, tanto, anche qualche sera. Anche qualche sera in giro, ma io esco poco, ormai tu faccio la poco. Ma io sono diventata... Senti, scusa, ti stavo Taekwondo. Che sei, maestro, cintura nera di che? Di Taekwondo. Taekwondo? Ah, avevo capito, Juvalu. No, era, Taekwondo è un... Taekwondo. 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 Dice, ma che Taekwondo? Taekwondo. Taekwondo. Ma sai è coreano, no? Beh, tutti... Adesso al giorno d'oggi parlano un po' il coreano. Ah, no, sì, in realtà certo. È un'arte marziale coreana che io ho iniziato a conoscere un po' per caso, perché io frequentavo un'arte una palestra. Un'arte marziale coreana. Sì. Ma stai bene, Claudia. Ma sì, perché è un'arte marziale che è fatta di tutti sono di calci. 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 Beh, calci, li sai quali sono i calci. Sì, ne ho dati parecchi. Il calcio, però il calcio ad arte, fatto bene, tipo? Nel punto giusto. Scusa, vi è qua? No. No, sono troppo curiosa, sto Taekwondo, come si chiama? No, Taekwondo? Taekwondo? Taekwondo. Taekwondo? Taekwondo. Taekwondo. Oh, guarda che devo finire. Taekwondo. Ah, così, cioè... Eh sì, alzi e pum. Fino a qua. Fino a qua. Ammazza che stacco di gamba che sto. Hai. Adesso fammi risedere, che mi vergogno. Vabbè, risiediti, no, ho capito. Allora. Però è una ginnastica. Sì, certo, è una ginnastica. Io l'ho scoperto perché questo preparatore atletico che si chiama Vito Toraldo, che poi è diventato mio amico, faceva questa difesa personale in una palestra. E ho detto, fammi un po' vedere sta difesa personale. Io ero diventata mamma da 3 anni, forse... Mia prima figlia era prima. Piccola. Ah, la addirittura prima. Lo fai da tanto allora. Lo faccio. Beh, ho preso la cintura nera 5 anni fa, 4 anni e mezzo fa. Perché è servito sai, nella vita. Ma è tipo un brevetto la cintura. Sì, ma ti è servito nella vita? Mi è servito in termini di sicurezza, di consapevolezza del tuo corpo, di sicurezza un po' in te stessa, perché ovviamente tu sai che la paura emette una sorta di vibrazione, una sorta di quasi di odore. Non è che l'ho fatto perché avevo paura di essere aggredita, ma siccome colgo le sfide e mi piaceva questo essere così dinamico, forza esplosiva, mi ha fatto vedere questi appunto questi calci girati, cioè, calci 360. Ti sei innamorata di questa disciplina? Calci spettacolari. È una disciplina. È una disciplina. Calci spettacolari. Spettacolari, calci... Ma qualcuno poi nella vita gliel'hai dato un allora, calcio? Allora, non gliel'ho dato a nessuno il calcio, perché il Taekwondo ti insegna anche le arti marziali, perché poi spesso ti dico, ma perché hai fatto questa cosa? Io l'ho fatta perché mi sono appassionata, poi io venivo dalla danza, quindi la gamba, l'apertura diciamo, di gambe già era abbastanza elastica, per cui sono riuscita ti è ben venuto presto bene. A venire. Ti è venuto bene. E allora bene. Questa cosa, che sembra una cosa, però mi ha aiutato, ti aiuta anche... A respirare, a pensare, a reagire. Non è che tu reagisci solo perché sai calciare o perché sai... Ti dà anche un equilibrio. Ti dà un equilibrio. E comunque quando arriva un presunto aggressore, la tua approccio, diciamo, è diverso perché tu potenzialmente sai difenderti. Ovvio che poi c'è la paura, quello può essere armato, non voglio dire che adesso sono la supereroina, ma... Guardi la persona con una, cioè sei più preparata, sei più pronta. Ho capito. Quindi ti serve proprio anche come un'impostazione, sì, diciamo, una, anche non solo, cioè una tua disciplina, un modo di essere. Sì, anche. Perché poi la palestra ti stufa a fare le ripetizioni, invece questa è una ginnastica, perché il calcio ovviamente quindi tonifici. Ho capito tutto. Cioè, hai capito. Ho capito. Mi ha divertito come...
ho conseguito questa cintura nera e ho fatto l'esame in federazione. Addirittura, tutta la, l'hai presa seriamente, sì, Claudia. Con tutta la come si chiama, la commissione, con tutte le ragazzine. Io, insomma, c'avevo già tre... Già avevo 40, 40. Però carino, ti trovo entusiasta di questa cosa. Sì, mi è piaciuto, mi sono divertita. Vogliamo vedere un filmato tuo di attrice? No, anche, il taekwondo. No, ma io non ho mai combattuto. Il taekwondo. Io mi alleno. No, del taekwondo, del cogliaco. Ah, cioè, sì, sì. Perché io non riuscirò mai a dire sta roba. Taekwondo? Taekwondo. Non lo so dire. Molto bene, io direi di vedere cosa vediamo di bello. No, sì, perché dimmi, amore. Mi sono divertita in un film a far vedere, perché un film d'azione... Non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo? Vabbè. Cogliando, chi abbiamo? No? Ah, è quello? E se non me lo dite, che ne so io. Va bene. Con i fratelli Manetti ho detto, ma perché non scrivete qualcosa? È questo i fratelli Manetti, quello che mandiamo il filmato? Sì. No. Sì. Cogliandro è stato la regia dei fratelli Manetti. Ah, e che ne so io, amore mio? Non lo so. No, lo dicevo a lui. Ah, lo dicevi a lui. Occhio, bambina, non voglio farti male. Io invece sì. Ti voglio fare male. Molto male. Oh. Oh. Tu sei buona, non sei così. Sì, è un personaggio. Eh sì, l'abbiamo capito. Però brava, è una tecnica perfetta, perché io è tutta tecnica ovviamente, sì, mica l'hai massacrato così. No, no, è tutto finto ovviamente, però era bello che una scena d'azione la potessi fare io senza controfigura. Là chiedevo, ma si vede che sono io che non è una controfigura, perché giustamente c'era una certa soddisfazione, no, a portare... Senti Claudia, però partiamo dagli inizi, dai, vediamo Non è la Rai. Dai. Dove eri fantastica. Periodo, quando ci siamo conosciute noi, sì. Che bello, che bello, che bel periodo, bellissimo. Beh, noi ci divertivamo, era una specie di accademia di ragazze, eravamo tante, io ho tante amiche che ancora insomma vengono da quel periodo, ancora ci sentiamo, ci vediamo, con alcune ovviamente, non con tutte. Guarda un po' che ti ho portato. No, hai capito che ti ho portato? Ma quando? Questa è una sorpresa che ma ti abbiamo fatto. Ma dove eravamo? Questa è a casa di Fabrizio, a Piazza Navona, il nostro amico comune. Sì. Guarda che carine che siamo. Come ci divertivamo. Ah, che bei tempi. Eravamo scatenate. Che bello, Claudia. E questa è una foto che io ho. Però noi abbiamo fatto anche un film insieme. Sì. Night con Sergio Club. Corbucci. Certo, Club. Col grande Corbucci, con Cristian. Quante Sabrina, nottate. Sabrina. Con Sabrina Ferilli. Sì, quanta fatica, quante nottate in bianco per girare. È uno dei tuoi primi film, quello lì. Sì, con Sergio io ho fatto due film. Uno si chiamava Roba da ricchi e Night Club. Roba da ricchi era con Laura Antonelli e Lino Banfi, e facevo la loro figlia. Ed era proprio il mio esordio, ero piccolina, avevo 16 piccola, anni. Piccola, piccola. Poi però è arrivato Carlo. Poi è arrivato Verdone, Carlo. Dai, che ti ha veramente consacrata attrice a tutto tondo. Fatto, comica, divertente, ironica, la vera commedia, insomma, Verdone.